nell'episodio 116 di Pokémon Sole e Luna, Ash sveglierà tutti i suoi Pokémon per fare colazione, ma a quanto pare nemmeno Rowlet ha visto Meltan. Il Pokémon bullone sta infatti sgattaiolando verso una padella della professoressa Magnolia, che verrà salvata dal tempestivo intervento dello stesso Rowlet. A Leather Paradise intanto, Lily ed Iridio staranno mettendo soqquadro il laboratorio di Vicio, con l'intento di trovare le ricerche condotte dal loro padre, quando proprio lo stesso Vicio prenderà in mano una foto che lo farà ritornare indietro di tantissimi anni. La stessa Samina starà fissando una foto di suo marito nel suo ufficio, ricordando anche il momento in cui egli sparì risucchiato da un ultravarco sotto i suoi stessi occhi. Magnolia e Ciceria interromperanno però i suoi ricordi, dicendo che Iridio e Lilia stanno conducendo delle ricerche proprio riguardanti i Paver, e così Samina si darà forza e deciderà di aiutarli accompagnandoli con il soggetto privato a casa. Dietro ad una libreria infatti si celava lo studio segreto di Paver, che farà immediatamente tornare alla mente di Iridio un momento della sua infanzia. Ai due ragazzi verrà dunque data la possibilità di investigare dentro questo studio, e proprio un momento più tardi Lilia troverà un vecchio cerchio Z all'interno del cassetto della scrivania. Questo cerchio Z era ovviamente di Paver, e Iridio consiglierà a Lilia di tenerlo con sé. Aprendo le ante di un armadio dello studio, inoltre Lilia rinverrà anche quello che sembra essere a tutti gli effetti un Pokémon, ed infatti il maggiordomo Ambrogio dirà che si tratta di Magiarna, un mostriciattolo molto raro che il professor Paver prese come dono per proprio Lilia. Alla scuola Pokémon Lilia mostrerà tutti il suo cerchio Z, con il quale vorrà provare ad usare la sua prima mossa Z, ma questo non prima di aver portato il bracciale ad Ala, che ricorderà bene l'allenatore a cui apparteneva. Infatti in passato anche Paver si sottopose alla grande prova del Kaune di Melemele con il suo Zoroark, e ovviamente Lilia non si tirerà indietro, anzi vorrà cercare di usare la mossa Z di tipo ghiaccio. E quindi con il cerchio Z di suo padre e il Glacium Z ottenuto in passato, insieme a Vulpix, Lilia comincerà ad eseguire la coreografia per la mossa Z di tipo ghiaccio, la criodistruzione polare, che però non andrà a segno. E nonostante Lilia si abbatterà in un primo momento, i suoi amici la rincorreranno e la spingeranno a non mollare, e anche Ala la spronerà a dare il massimo per sfruttare al meglio il cerchio Z di suo padre. A fine giornata Lilia tornerà nello studio di Paver per parlare con Magiarna di quanto è successo quest'oggi. Tuttavia Vulpix noterà qualcosa, e nel fondo dell'armadio la stessa ragazza ritroverà un libro nel quale sono disegnate e segnate tantissime cose relative a proprio Magiarna. Dopo aver versato qualche lacrima per suo padre, Lilia verrà raggiunta da Samina e Iridio, ai quali dirà di voler scoprire tutto su Magiarna. E leggendo il libro lasciato da Paver, Lilia scoprirà che Magiarna venne trovata in un negozio d'antiquariato e che venne portata a casa come regalo per quando era ancora piccola, in modo che potesse prendersi cura di lei. Nel prossimo episodio di Pokémon Sole e Luna, i ragazzi della scuola Pokémon faranno un salto ad Ulaula per visitare la città di Mali, la quale sembra essere in tutto e per tutto una città di altri tempi. Tutti sono in festa, ma qualcuno si andrà a cacciare ogni un bel guaio, come al solito. Per sapere come andrà a finire, non perdetevi il prossimo riassunto in sintesi di Shaymin, Meltan e Nagisa, gli esploratori perduti. Allora, concorderete con me quando dico che questo episodio 116 di Pokémon Sole e Luna è stato davvero molto ma molto interessante, no? Abbiamo visto come Lilia ed Iridio abbiano cominciato a cercare il loro padre ancora più a fondo, rovistando in tutto il laboratorio di Vicio, il quale ha mostrato a loro una foto di tantissimi anni fa. E proprio grazie a questa foto abbiamo visto come il team di ricercatori dell'Eder Paradise fossero da giovani, e in particolare possiamo notare come Vicio e Ciceria apparissero davvero diversi da come sono ora. Samina invece si è aperta molto di più con i suoi figli per quanto riguarda la scomparsa di suo marito Paver, che tra l'altro abbiamo visto anche in un flashback mentre veniva risucchiato dall'ultravarco che stava studiando. Samina ha infatti aperto e svelato il vecchio studio di Paver, risvegliando brutti ricordi ma dando una possibilità in più a Lily ed Iridio di trovare il loro padre. Inoltre Lily ha anche il cerchio Z di Paver, che ha deciso di prendere con sé per imparare ad usare la criodistruzione polare, la mossa Z di tipo ghiaccio. E oltre a questo, Lily ha anche rinvenuto una Magiarna nell'armadio dello studio di suo padre, che originariamente doveva essere la sua balia quando era piccola. Abbiamo scoperto che Magiarna fu trovata in un negozio di antiquariato di Awoli, lo stesso nel quale è possibile ottenere lo stesso Pokémon artificiale nei giochi di settima generazione. Sfortunatamente però sembra che la stessa Magiarna sia sprovvista del suo cuore anima, indispensabile per la sua vita. Tuttavia a quanto pare i sentimenti di Lilia hanno smosso qualcosa nel Pokémon misterioso. Chissà come
la ragazza riuscirà a prendersi cura di Magiarn. Parlando d'altro, ma sempre riguardante Lilia, la protagonista di questo episodio ha provato a usare la mossa Z di tipo ghiaccio insieme al suo Bianchino, fallendo però per il semplice motivo che non conosceva la giusta posa da assumere per completare la coreografia. Quindi Lilia ha ora due nuovi obiettivi: rimettere in sesto Magiarn e riuscire a realizzare la giusta posa per la criodistruzione polare. Nel prossimo episodio invece i ragazzi della scuola Pokémon andranno in visita a Mali, dove la cultura e gli abitanti sembrano essere rimasti nel Giappone feudale. Shaymin, Meltan e Nagisa però si andranno a perdere, diventando facili prede per il Team Rocket. E onestamente non sono molto interessato da questo episodio in arrivo la prossima settimana, ma vedremo se si rivelerà essere una puntata carina. Per ora, come al solito, vi invito a lasciare un mi piace e farmi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo episodio 116. E inoltre non dimenticate che potete iscrivervi al canale per non perdere nessuno dei prossimi video in arrivo, e che potete anche condividere questo riassunto con i vostri amici. Qui da Diego per oggi è tutto, ciao allenatori!